infermeria. In arrivo all'infermeria. Chimico. Aspetta, hai detto laboratorio chimico? Ti sento a malapena. La porta per l'infermeria si è chiusa dietro di me. Ci sei? Un altro sopravvissuto, finalmente. Qui è al sicuro. Sono un dottore. Nicole Brennan è con te. Non cerca un rifugio, quindi. Beh, la dottoressa Brennan ora è impegnata. Vuole che la mandi da lei? Facciamo che tu apri le porte e io la trovo da solo. È così egoista? Faccia entrare qualcosa o uscire. Merda. Quindi ha deciso di creare problemi. Si segga. Mi occuperò di lei tra un attimo. Sia tanto gentile da non disturbare gli altri pazienti. Che cos'è questo? Ricerca, ovviamente. Sono così vicino a trovare il fattore mancante. Un unitologista lo capirebbe.
Autorizzazione confermata. Registro paziente recuperato. Ecco, devo registrare questi giorni, i vecchi ricordi, sai. Dicevo, la nuova terapia che sto sviluppando dovrebbe fare al caso nostro. La sperimentazione è molto promettente. Sperimentazione? Tornerai al tuo posto in un attimo. E la CEC non ne saprà niente. Sempre che tu abbia fiducia in me. Autorizzazione certo confermata. Proviamola, va bene. Volontario 9, maschio giovane. Sperimento la nuova formula di rigenerazione dei tessuti. Mi aspetto che muoia in un'ora. Ma i cambiamenti al sistema vascolare sono molto promettenti. Un attimo per la pulizia. Per l'ultima volta, mi serve un'equipe di soccorso. Sì, l'ho chiamata 3 volte. Il mio paziente sta crollando. Mollate la pausa sigaretta e venite ad aiutarmi. Thank you.
Autorizzazione confermata. L'infermeria è un rifugio. Sopravvissuti, venite qui. Parla l'ufficiale medico. Aggiramento trasmissioni internavi. Isaac Clark. Solo trucco. Isaac. Isaac. Rendici. Cosa? Isaac Clark. Ah, ma certo. La persona più cara alla dottoressa Brennan. Eravamo colleghi, sa? Dottor Challus Mercer. È lei il motivo per cui il marchio non si avvia? È così. La convergenza non si è bloccata. È lei che sta interferendo. La domanda è come? Ma anche se chiedessi, immagino che lei non sia molto loquace. E non ho ancora studiato appieno il ruolo della causa della morte come fattore mancante. Smembramento. Credo che lei sia sulla pista giusta. Cerchi di rilassarsi, signor Clark. La convergenza è vicina. Forse la sua morte altererà l'equilibrio. Thank you.
Che ne dici, Nicole? Era una trappola di uno sporco unitologista, il dottor Mercer. Si è chiuso nell'infermeria per fare esperimenti sull'equipaggio. Gesù, non c'è via di uscita tranne passando da un ufficio. Quello di Mercer, credo. Posso violare le porte interne, ma devi arrivare nel suo ufficio e rimuovere il blocco manualmente. Attenzione, protocolli porta locali corrotti. Riavvio sistema. Attendere. Chi va là? Oddio, aspetta, posso aiutarti? Non me. Salva l'idroponica. Stiamo morendo tutti. L'aria è veleno, ma c'è ancora tempo. Il suo enzima può funzionare se... Le serve solo l'azoto liquido. Salvaci! Cazzo, aveva ragione. La qualità dell'aria sta peggiorando. Qualcosa avvelena l'aria nell'idroponica. Se perdiamo la nostra fonte di ossigeno... Ha detto che lo sistemavamo.
venuto qui a cercare l'azoto liquido. E ce ne deve essere un po' nel laboratorio criogenico. Ok, non abbiamo altre opzioni. Apro un percorso verso la criogenica. Protocolli porta riavviati. Grazie per l'attesa. Rischio tossico rilevato. Un peccato, signor Clark. Mi costringe a liberarmi delle mie cavie. Sta piantando il ponte, deve essere. Ecco, i comandi di ventilazione d'emergenza al checkpoint. Vai, lo chiudo fuori. Registro di chirurgia Salus Mercer, rigenerazione tessuti, esperimento 5. I figli del marchio Necromorti, chiama Kai, hanno fornito tutto il materiale che cercavo. La variante della forma infetta ha fornito uno spunto importante. Impiantando il materiale nel cervello si ottengono risultati ottimali. Chiaramente, questo significa perforare l'osso frontale, poco sopra la clavella. Non si preoccupi, lo strumento è sterile. Serve una via più veloce verso la criogenica. Apro l'altra porta dal laboratorio chimico. Ti porterà direttamente lì. Thank you.
Registro paziente recuperato. Sembra che i test sul paziente Harris siano inutili. Leggendo i racconti, si è fortunato a conservare le sue facoltà mentali. Beh, un'esperienza divina lascerebbe un segno nella mente di chiunque. Forse. Autorizzazione confermata. Ma non c'era niente di divino in tutto quel sangue. I suicidi. È una rivelazione, Terrence. Dobbiamo comprenderla meglio per tradurla. Pensi che la psiche del signor Harris ci aiuterà a capirla? Di sicuro. E dato che il capitano Matthews vieta di avvicinarsi ad Aegis 7, probabilmente questo tizio è la chance migliore che abbiamo. Ma Harris è un paziente della dottoressa Brennan. E i tuoi metodi? Ascolta, Mercer. Le cose sono già abbastanza complicate. Non posso autorizzarlo. Farai ciò che è giusto, certo, ma... quanto possiamo permetterci di aspettare? Richiesta autorizzazione di sicurezza di livello 3. Richiesta autorizzazione di sicurezza di livello 3. Porterai quelle cose sulla Terra, sarà la fine. Solo per gli infedeli. L'umanità diventerà un tutt'uno, Clark. Con o senza di te. E direi che hai scelto da che parte stare. Yeah.
magazzino. Mi ha di nuovo bloccato. Isaac, stai bene? Ho fermato quel cacciatore. Ma Mercer non c'è. Vuole spedire le creature sulla Terra, Kemba. Sigilla la postazione del capitano. E avvisa Emma. Ok, sigillo la postazione, ma non ho più sentito Hammond dal ponte equipaggio. Isaac, l'aria peggiora molto, dobbiamo riparare l'idroponica con l'azoto. Ci penso io. Cerca di contattare Hammond. Mercer non ha ancora finito. Scienziato pazzo può esserci. Forse posso scoprirlo e capire che intenzioni ha Mercer. Se mi sbrigo, ci sarà uno scanner di DNA qua vicino. Isaac, la stazione di trasporto dell'idroponica è bloccata. Devi trovare un'altra strada. Prendi la vettura che porta all'hangar, poi vai alle riparazioni. Hai presente dove hai tolto dai binari quel trasporto rotto? Lì c'è una porta di accesso che ti porterà all'idroponica.
potente di volo, comando trasporto. In arrivo al ponte di volo, comando trasporto. Isaac, all'idroponica controlla i filtri del tuo casco. Non respirare quell'aria. Sì, confermo. Tutto il ponte sta marciando. Vedo una massa enorme al deposito viveri. Troppo grossa per essere coltivata. Sembrerebbe la fonte del gas velenoso. Quel paziente in infermeria parlava della creazione di un enzima, giusto? Forse c'è una stazione di lavoro ancora aperta. Registro dell'idroponica, dottoressa Elizabeth Cross. Gli irrigatori sono sistemati. Stiamo lavorando quasi a pieno regime. La flora cresce bene e il raccolto ha prodotto un surplus di viveri. Ho fatto confezionare il surplus così da inviarlo alla colonia. Ma il capitano Metus ha emesso il divieto di sorvolo. È ridicolo. Presenterò un reclamo. Lo sanno tutti che esiste il capitano Metus. Che male potrebbe fare un po' di frutta fresca? Rimozione del blocco della stazione.
Elizabeth Cross. A tutti i superstiti, tornate indietro. Tutto andato. Il lavoro. La squadra. Morti. Quel mostro. Andatevene, vi prego, in un posto sicuro. O se trovassi un modo per ucciderlo. Jacob, se stai ascoltando, sai che devo tentare. Registrazione. Dottoressa Elizabeth Cross, a tutti i superstiti, tornate indietro. Attenzione, fornitura di azoto liquido esaurita. Azoto liquido ripristinato. Avvio sintesi dell'enzima. Sintesi dell'enzima completata. Attenzione, non ingerire. Com'è andata? Bene, ho completato l'enzima. È stato modificato per digerire qualcosa di grosso. Credo stessero provando a uccidere quella cosa nel deposito dei viveri. Speriamo funzioni.